Ad Agri e Tour, una giornata dedicata all'olio. Al coordinatore regionale chiediamo anche con orgoglio perché la Toscana è in primo piano, perché se non erro sono 65 o forse 66 comuni. Sì, in questa giornata mi sento più che mai sindaco accanto ai miei colleghi sindaci, perché la regione Toscana, di cui ho l'onore anche la responsabilità di essere coordinatore regionale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è la regione con il più alto numero di comuni aderenti. Siamo 65, stiamo per crescere. La Val di Chiana è la vallata ampiamente più rappresentativa delle città dell'olio. Accanto alla Val di Chiana c'è anche la parte che riguarda Castiglion Fibocchi e Pergina Terina con Marco Ermini e il sindaco Tassini, ma la cosa piacevole è appunto questa importante caratterizzazione di un intero territorio, che è quello della Val di Chiana, che vede tra quella aretina e quella senese un alto numero di comuni aderenti. E oggi siamo contenti perché viene annunciato l'ingresso del nuovo comune, Civitella in Val di Chiana, quindi a livello provinciale passiamo da 7 comuni che hanno aderito a 8. È un percorso importante per fare rete e promuovere, lo scopo principale è quello, promuovere la cultura dell'olivo e dell'olio d'oliva extravergine di qualità, sia a livello enogastronomico ma anche a livello turistico. In effetti a Civitella l'olio è buono. L'olio è buono, ma l'olio è buono in tutto il nostro territorio, è importante valorizzarlo, noi lo abbiamo fatto nel tempo, ma vogliamo crescere e per crescere lo possiamo fare lavorando in squadra. Quindi c'è un'associazione importante che sta lavorando con la città dell'olio e il comune di Civitella ne vuole far parte in maniera attiva per andare a promuovere il nostro prodotto e la bellezza dei nostri territori.